Abbiamo terminato l'esplorazione all'isotta Fraschini e, come stavamo dicendo prima, era il deposito degli spacciatori di Monza, Brianza e Varese, E giusto? Como, E sì, Como, di queste ok. quattro province, perché Saronno è proprio l'incrocio delle quattro province. E come vedete, questa volta non sto guidando, siamo fermi nel parcheggio fuori dall'isotta, perché tanto lei è già vicino a casa e devo andare dall'altra parte, quindi è inutile metterci a guidare. Esatto. Stavolta ci vedete fermi. E quindi non smadonneremo per i ciclisti o per il traffico. Esatto. Però ecco, come avete visto, anzi, non l'avete ancora visto, lo vedrete martedì. E questo posto era appunto, come ha appena detto Gianna, il deposito delle droghe, soprattutto eroina, cocaina, di tutti gli spacciatori della zona. Cose che sono stra illegali, poi cose più leggere, tipo canapa, sono invece anche quelle illegali, e anzi viene considerato il peggio del peggio. Però poi queste cose tipo eroina le danno come medicine antidolorifici, che voglio dire, sapete tutti che ho il collo fuori posto, la spalla che mi devono operare. Ecco, per queste cose è un mese che sto andando avanti a prendere pilloline di oppio, di oppiacei, che mi rincoglioniscono. Infatti né ieri sera l'ho presa né stamattina, se no non potevo guidare, quando guido non le prendo, però rintronano proprio di brutto, e invece di dare cose più leggere danno oppiacei. Quindi prima li vietano, che è vero, fanno male, però prima li vietano e poi danno delle dosi molto ma molto più alte come medicina antidolorifico, che poi i dolori li ho tutti lo stesso, però sono tutto rincoglionito. E come ho detto, ci sono altre cose molto più leggere che fanno più effetto senza tutti questi danni collaterali. Però purtroppo siamo in Italia. Sì, infatti, secondo me proibiscono per poi guadagnarci loro, per Esatto, guadagnarci le case farmaceutiche, esatto. in modo che hanno il monopolio e quindi. E siccome tantissimi stanno cominciando a usare questi farmaci, anche qua in Italia, non vorrei che succedesse come negli Stati Uniti, che adesso c'è l'invasione di tossici, di overdosi, appunto per gli oppiacei e gli oppioidi legali, che la gente se li mangia come se fossero caramelle. Tanto uno va Immagino. dal medico: «Doctor, mi fa male questo, mi fa male quell'altro», ti dà, là danno le scatole da 100. E le scatole da tante pillole, la gente si imbottisce. E infatti negli ultimi anni sono aumentati i casi di morte per questo motivo. E non vorrei che anche qua diventasse così. Sarebbe Infatti, meglio evitare. infatti, io se posso evito anche i medicinali. Anch'io, però, acconciato come sono, ho detto, me ne danno i medici, vediamo come sono. Lasciamo Esatto. perdere. Allora, ultima cosa, settimana prossima andremo di notte a esplorare il manicomio di Mombello, a fare le rilevazioni di presenze nel reparto pediatrico, giusto, Esatto, che era Marco? un reparto dove le volte che sono andato non ho avuto belle sensazioni, anzi brutte. Quindi, se volete, contattateci sul nostro gruppo Urbex for Passion su Facebook e ci mettiamo d'accordo. Noi abbiamo intenzione di andare venerdì sera a Mombello, oppure al massimo sabato sera. Dai, Vediamo questa. sabato sera alternativo, Marco, insomma, no? Al posto Vede. di andare al pub, uscire in Sì. discoteca, andiamo a Mombello. Vedremo questa settimana come organizzarci. Comunque, contattateci sul nostro gruppo Urbex for Passion, così ci mettiamo d'accordo. Oh yeah! Ciao, ciao!